Salve. Dai giardini di Lussemburgo vi leggo un paio di poesie di Boris Vian, famoso poeta francese. Perché vivo? Perché vivo? Perché vivo? Per la gamba gialla di una donna bionda appoggiata al muro in pieno sole. Per la vela gonfia di un battello del porto. Per l'ombra delle tende, per il caffè ghiacciato che si beve con la cannuccia. Per toccare la sabbia, vedere il fondo dell'acqua, che diventa così azzurro che discende tanto in basso, con i pesci, i calmi pesci, pascolanti sul fondo, che si liberano sopra i capelli delle altre, come uccelli lenti, come uccelli azzurri. Perché vivo? Perché è bello? La seconda poesia ha uno spirito completamente diverso. E si chiama, come si chiama? Non ho più voglia, non ho più molta voglia. Sentite come è cambiato lo spirito. Non ho più molta voglia di scrivere poesie. Se fosse come prima, ne farei più spesso, ma mi sento molto vecchio. Mi sento molto serio, mi sento molto coscienzioso, mi sento pigro. Per concludere questa excursus negli autori francesi parigini, vi leggo una lettera scritta da Jean-Paul Sartre a Simone de Beauvoir. Stiamo parlando del settembre del 1937. Mio bel castoro, ricevo il vostro telegramma mentre stavo per spedirvi questa lettera a Strasburgo. La lascio per voi al Dom. Domattina vado al Palais de la Découverte col mio patrigno. Vedo la donna lunare alle 2:30. Gliel'ho promesso perché mi ha detto: ho bisogno di vederti. Alle 6 dovevo vedere il piccolo Bost. Cancello il piccolo Bost e vi do appuntamento alle 6 al Dom. Passerò con voi la serata e una lunga frazione della notte. Vi amo, mio bel castoro. Cercate di farvi dare 200 bigliettoni dai vostri genitori se andate a trovarla, perché siamo rigorosamente senza un soldo.